È vero, ora che non c'è Gaio lo dico. Vai. Vorrei scoprirmi. Ma non dire così, dici Gaia, ti trovo una bellissima ragazza. Ok. Vai, ti accompagno. Vado, diglielo. Chill, bro. Com'è il drink, Gaia? Buono, grazie. Gaia, volevo dirti una cosa. Chris, domanda. Aspetta. Ho ordinato? Paolo. 1200 euro di champagne. Paolo. Non è un problema. Vai, vai. Ho diviso tutti? No, diviso io. Pago io. Chris sta vivendo un momento difficile. Vai, Chris. Basta la sedia. Ah, ti stavi appoggiando? No. Ok. Gaia, è importante per me. Sì. Allora, Gaia. Non dire quello che pensi, il contrario. Un brutto posto, fa una merda. Bravo. L'ho pezzo davvero comunque. Vabbè. Facciamo i seri. Non ci conosciamo da molto. No. Poco. No, io stavo pensando una cosa. Morditi il labbro. Ma lascialo creare, cazzo! Pensavo ci stesse nel modo. Ma abbiamo provato, vai Chris. Cosa dici se off stream possiamo mangiare una scimassa? Una pizza. No, da capo. Fa un po' fatica. Gaia, non ci conosciamo da tanto. Questa la letta giusta. Vabbè. Gaia, non ci conosciamo da tanto. Ma è già meglio, no? Però volevo chiederti, cosa ne pensi se off stream senza questa merda potessi mettere a mangiare una pizza? Per no! Per conoscerci meglio. Era un suo sincero sentimento, ma non sapeva dirlo. L'ho aiutato a mettere le parole. Per conoscerci meglio. No, no, senza S. No, no, la S, la, la S è confuso, è confuso. Ma perché sono un po' così io. Qual è l'esito, Gaia? Sono confusa. Questo è sempre un'ottima risposta. È tipo un no questo. No, non è detto. No. Ok. Ok, allora. Va bene, bravo Chris. Ci mancherebbe. Quindi Gaia, andiamo a mangiare questa pizza? Leva il caviale. Lei voleva provare il caviale. Ma fa un culo il caviale. Tu che ti piaceva il caviale, mi sento la pizza e gli andiamo la pizza. Andiamo a mangiare il caviale, facciamo il vento, va bene. Facciamo il? Vento. Pago io. Tristissimo. Il vento è quello. Completamente senza netto, non c'è una. Ma il vento vuol dire che scappiamo senza pagare. Ah, un po' una poverata. Ma non volevo dirlo. Dai, ho rovinato tutto. No. Secondo me, in tutti questi tentativi, lei ha visto il tuo vero sentimento. Dai, io ci ho provato. Sì, una cosa. Me la dai. Posso dirti una cosa? Per favore, solo se sì, possiamo scopare. Ti prego, no, cioè, era quello. Io volevo chiederti in una maniera carina. Dai, mi sono rotto il coglione. Non voglio che me la dai. Almeno non al primo appuntamento, al secondo o al terzo. Ma vuoi venire a mangiare la pizza con me? Boh, fa cagare la pizza, oh, dico la verità. Ah, c'è stato un momento di. Ha preso il controllo. Lo vedo. Adesso, sì. Sono troppo energico. Mi aiutava a prendere il controllo. Ok. Lui mentre parla. Ecco, io dai. Se hai impegni, fa niente, vengo a prenderti. Perché se viene lui a prenderti, gli impegni spariscono. Vanno via. Mercoledì? No, impegni. Che impegni hai mercoledì? No. E non posso dire quello. No. Giovedì? Venerdì? Lunedì dopo? Non so che notizia gli abbia dato Chris. Io a questo punto sono senza conoscenza, quindi. Anzi. Scusa! Vuoi fare un caffè a me e alla mia ragazza, per favore?
Perché ridi? Sì, per i due fidanzati e me. Mi sa, no, ah, io ho corretto Sambuca, per favore. È chiuso il caffè. Allora sono Sambuca, va benissimo, il caffè mi fa cagare. Ma la smetti di offrire cose che poi ti fanno cagare? Bro, c'è un problema. Non posso dirlo. A chi? A chi? Mi hai detto una cosa che non posso dire. È un problema. La risolverete. No, ma non lo dico, giuro. Non lo dico. Sta chiamando dei sicari? E una foto. Allora, forse non la metterei io. Ok, se andessimo qua al 15. È che io chiaramente, mancando così poco, ho proprio. Dai, ho visto che tra questo, troveremo una mezz'ora con me te. Io giochiamo a qualsiasi cosa, anche a Clash Royale. Posso prendere un goccio? Siamo in confidenza, ormai. Devo per dimenticare. Ma come farò tutto questo? Beh, come hai fatto fino ad oggi. Io fino ad oggi ho avuto la speranza di conoscerti, Gaia. E ti ho conosciuto oggi. Organizziamo allora? Sentiamoci. Ma dove? Su Instagram non mi rispondi? Dove? Ma ti ho citato adesso. Ah, ora rispondi. Sì, ma sei principale. Ok. Sei riuscito a passare la barriera degli ignorati, buono. Ma no, dai. Beh, allora, diciamo come funziona. Quando uno ha un Instagram molto pingue, c'è la cartella. Ah, beh, certo, c'è la cartella di quelli in mezzo che sono un po' più gli sfortunati. Ma perché gli altri. Che... Eh sì, perché almeno quel messaggio ti verrà letto, probabilmente. Sì, invece in mezzo. Sono con la... Il pozzo. Amo, ti prendo una sigaretta. Vai, se non mi rispondi più mi incasso. No, io... Perfetto. Grazie mille. Lau al Pucino. X100. Allora, casa, quella che immaginavo io montavo tutti i mobili. Allora devi regolare la velocità, Chris, non puoi invitarla a cena e già è sul no e poi proporre la casa insieme. Devo fare un bambino con lei. Questo mi sembra un piano abbastanza in là. No, magari troppo presto. Però ha detto uno solo, poteva andare peggio. Sempre un'anima che cresce. Una buona. Sì, potevano essere due, tre, quattro, cinque. Conoscendo Chris. Chris, quanti bambini vuoi sul mondo tuoi? Quanti bambini vuoi? Due. Anch'io. bel trick. Ma detto che va bene, due, cazzo me ne frega. No, come li volete? Vediamo un po' se un funzionerebbe. Una femmina. O i gemelli. Sì, esatto, due gemelli. Sì, quindi quello che ci progettavamo. È molto difficile, però sarebbe. Forse si può fare del trick and track, eh? No, io conosco un amico. Non so questa storia doveva finire. Ok, questo non conta. Ma, allora, vediamo. Come chiamereste il vostro figlio maschio? Justin. Bello. No, perfetto. Io Thomas. Ma Thomas va bene, Justin va bene. Ma se lo chiamo Thomas, meglio. Cioè, dico Justin. Non avevi coraggio di dire Thomas perché ti sembrava troppo, però... Tu pensi che prendi in mano Thomas? Fai vedere come cambieresti il pannolino a Thomas. Così lo prendo. Come cambia... Guarda che sa fare, Rish 96 sottolineatura CIRD X100. Chi scama e l'altro gemellino, la femmina, come la chiamiamo? Come lo chiamare? Vai, vai tu, non hai un'idea, un nome che ti piace. Celeste. Carino. Mi piace Zoe. Zoe? Questa è Zoe. È più piccola, è uscita molto più piccola. Ma è vero nata? Ma se sono gemelli!
però guarda, è la femmina, è più piccola. Vabbè, le femmine sono più piccole, vabbè. Voilà. Ecco un'altra foto di famiglia. Quanto di due? Uno è nudo, però vabbè. Che carini. Incolate i bambini in questo screen, per favore. Io ci ho pagato. Ecco, ci sono già dei memes. Gaia, uscire con me è assolutamente la scelta migliore che tu possa fare nella vita. Però io ho un problema che non dirò in stream, ovviamente, perché sono cose private. Che non è uno... Il problema è che sono ludo, bevo un po' troppo, fumo un po' troppo e sono un po' in là con l'età. Così, tutti insieme così. Gaia, voglio te, non troppo Jux. Troppo complicato, troppo difficile, qualcosa di un po' più semplice, come... C'è Gaia in chat. Eh? Credo che c'è Gaia in chat. Non credo che Gaia sia in chat, però se c'è la salutiamo. Ah, c'è Gaia. Come stai, Gaia? Tutto bene? Ho visto che stavi giocando a GTA prima. Ah, ma qui adesso mi conoscete praticamente? Devo essere geloso? Guarda che siamo sposati noi, eh. Gaia, quando andiamo a mangiare una pizza? Che situazione è questa? Gaia, si tiene, tu sto con lui. Ciccio, grazie per 100. CC05. Ma è la sua tipa, raga. Crui, stai sereno. Respira, non sudare. Crui, stai sereno. Respira, non sudare. Ma raga! Crui, stai sereno. Respira, non sudare. No, assolutamente. Stavo sudando un po' per... avevo paura che facevo qualche intervento scomposto. Però... Sì, mo rientro. Sono a posto. Torno su GTA, ciao belle. Ciao Gaia! Spero che accetterai il mio invito a mangiare una pizza. Buon GTA. Oh, shit. Oh, ma per voi, cioè, non è che siamo su GTA, ogni due giorni mi fate uscire con la gente, ma basta, non funziona così. Oh, cazzo, incredibili siete, come su GTA, sì, esci, ma vabbè, tanto, no? Sti cazzi, no? Mamma, siete tremendi siete. Ridete. Sofferenza, no? Niente, Chris, diciamo che mi ha invitato a prendere una pizza qualche giorno fa. Rompi quando che vuoi un fidanzato, dopo quando ti chiedono di uscire dici sempre di no. Vabbè, ma non è che funziona così, esco anche, cioè. Vabbè, comunque non è quello il punto, è che voi, per voi potrei uscire pure dopo ogni giorno con uno diverso. Vedete, adesso Eze, cioè, devo uscire con Eze, domani devo uscire con Chris, dopo domani con boh. Facciamo un minimo, guardiamo, io voglio vedere sta diretta. Questo l'avete visto, che ridere. Questo mi incuriosisce proprio. È vero, ora che non c'è Gaia lo dico. Vai. Vorrei scoprirmi. Ma non dire così. No, vabbè, raga. Vorrei scoparmi Gaia, ha detto. Ok. Gaia, è importante per me. Sì. Allora, Gaia. Non dire quello che pensi, il contrario. La mia faccia! Negli occhi. Devastante. Comunque le robe che dicevo erano vere, eh. Can I say hi to Fede You? Hi Fede You. You are the best freebooter in the town. Best. Best freebooter in the town. Yes, man.